Lunedì sera il posticipo contro la Juve Stabia è una gara particolare, è un derby, l'Avellino ci arriva dopo la vittoria importante contro il Palermo, una gara particolare forse anche per lei, no? Che con la Juve Stabia ha scritto belle pagine della storia del club campano, e le chiedo insomma che Avellino sarà, come ci arriva, che settimana è stata? Settimana di lavoro, una settimana buona, ci stiamo preparando come penso lo faranno loro. Sono settimane normali, quando non c'hai infrasettimanali porti avanti il tuo programma. Per adesso non abbiamo problemi di nessun genere, a parte il ragazzino Enrico, gli altri stanno tutti più o meno bene, poi si tratterà di scegliere quelli un pochino più adatti a questo tipo di partita. La Juve Stabia, io ci sono stato 4 anni, a parte un mese e mezzo in cui sono andato a casa. Ho ricordi piacevoli, non potrò fare altro che ringraziare sempre tutti e le persone che conosco lì dentro, perché con me sono sempre stati gentilissimi tutti, perciò dai tifosi ai dirigenti, io me li ricordo con piacere le persone, perciò non, io faccio questo di lavoro, ora sono Avellino e devo pensare all'Avellino, punto. Buongiorno mister. Buongiorno. Archiviare Palermo ovviamente con un risultato positivo, primo esame con la Juve Stabia, però c'è da dire che l'Avellino sarà atteso ad una mini maratona, 4 gare in 9 giorni. Anche questo significa centellinare energie, insomma pianificare il lavoro e quant'altro? Ma il lavoro sul lavoro, quando c'è l'infrasettimanale portiamo avanti un programma minimo, perché è così. Poi se fino all'altro giorno ci si lamentava perché non si era giocato, adesso non si può dire il contrario, perché ci abbiamo da fare 4 partite in 12 giorni più o meno. Bisogna accettare il calendario per com'è, lavorare, giocare e cercare di fare i risultati il più possibile. Il resto, se no, una volta diciamo che non giochiamo, la seconda volta diciamo che giochiamo troppo. Io dico il calendario è quello, prepariamoci, abbiamo una rosa secondo me competitiva dove vediamo che abbiamo bisogno di far rifiatare le persone, lo possiamo fare, è inutile crearsi tanti problemi, anche perché ragazzi che non stanno giocando devono dimostrare quando giocheranno, devono dimostrare di essere all'altezza di quelli che hanno giocato finora. Se no è chiaro che poi dopo la selezione se la fanno da sola, non la faccio io. Ecco mister, buongiorno. Buongiorno. Il suo collega Boscaglia al termine della gara di Palermo ebbe a dire parole di elogio per la sua squadra, per l'Avellino, rimarcando il fatto che l'Avellino appunto è una squadra molto esperta e soprattutto solida. Ecco, adesso diciamo viene in qualche modo un poco il difficile, nel senso che a questa solidità strutturale bisognerebbe abbinare una solidità mentale. E questo chiaramente lo si può fare anche chiaramente insomma vincendo, perché vincere aiuta a vincere, quindi si acquisisce quella mentalità vincente, di modo che l'Avellino poi diventi una squadra autorevole e magari anche di rango, perché no, di alto rango proprio come il Bari. Ma io credo che fino dalla 6ª all'8ª giornata non si può giudicare una squadra. Nel campionato che andrà a fare, questo lo dico per l'Avellino, lo dico per le altre squadre impegnate in questo campionato. Io credo che bisognerà vedere i veri valori, verranno fuori dopo l'8ª giornata, perché abbiamo bisogno tutti di giocare, di conoscersi, e questo vale anche per le altre. Io credo che l'Avellino sia una squadra per come l'abbiamo voluta costruire io e il direttore. Perciò finora sono molto contento di quello che mi stanno dando i ragazzi, l'ho già detto più volte. Devono essere bravi a capire anche il momento. Noi dobbiamo essere umili, noi dobbiamo lavorare. L'ho detto anche finita la partita di Palermo. Qui è inutile iniziare a crearsi degli obiettivi alla 2ª giornata di campionato. Non funziona così. Campionati li vinci da marzo a aprile. Se sei lì te la giochi, se sei staccato inizi a pensare di fare playoff, se sei sotto playoff pensa a guardarti alle spalle, perché sennò ti tirano il gruppone che poi deve retrocedere. Perciò noi non dobbiamo parlare, noi dobbiamo far parlare il campo,
lavorare, stare zitti. Io vedo che tutti parlano sempre dell'Avellino, no? Ma è un giochino che si sa da una vita. Parlano di noi per tenersi al riparo gli altri. Io dico che c'è 7-8 squadre che sono di pari valore a noi. Ce la giocheremo, quello è poco ma sicuro. Noi siamo un gruppo che secondo me siamo bravi a vendere cara la pelle, che poi è quello che mi interessa a me. E i conti li facciamo alla fine, è inutile parlare adesso di quello, di quell'altro, la tenuta mentale. Scusate, la seconda giornata è una cosa... Andiamo avanti e vediamo, partita per partita. Noi siamo un gruppo nuovo, se gli altri parlano di gruppo nuovo, il nostro qual è? Noi abbiamo la fortuna di aver avuto dei ragazzi molto bravi, molto umili, che si sono calati subito nella realtà e stanno dando quel qualcosa in più che ci vuole per vincere le partite. E mi auguro che continuino, fra mille difficoltà, perché avremo difficoltà, perché finora abbiamo giocato fuori casa, adesso dobbiamo giocare in casa. Tendiamo forse a sbilanciarsi un po' di più e bisogna stare attenti. Il calcio purtroppo è questo, bisogna valutare bene tante cose da qui alla fine, perciò partiamo con umiltà, vediamo giorno per giorno dove arriviamo. Buongiorno mister. Buongiorno. Forse oggi lunedì sarà il primo banco di prova vero per quanto riguarda l'Avellino, perché le partite con la Viterbese e con il Palermo, secondo me, nonostante la nostra, diciamo, un po' ritardo di preparazione, ma anche le altre due squadre non l'ho viste ancora in gamba. Mentre la US Sabbia è una squadra molto rocciosa, fatta da ottimi giocatori, secondo me una squadra un po' sottovalutata per quanto riguarda le valutazioni che danno, diciamo, fra le favorite al campionato. Lo spirito loro è quello, naturalmente, dichiarato di venire a vincere, provare a venire a vincere ad Avellino. Lei si aspetta una squadra molto grintosa, e naturalmente noi metteremo la grinta giusta per vincerla. E poi le volevo chiedere, per quanto riguarda la posizione di Francesco, lei pensa che in futuro questo ragazzo può giocare un poco più vicino alle punte oppure giocare da mezzala? Perché sinceramente fino ad oggi lo vedo ancora un po', diciamo, non come se non riuscisse a trovare una sua posizione. Ma allora, se andiamo a vedere la partita di Viterbo, tutta la squadra non ha fatto bene. Se andiamo a vedere la partita di Palermo, per me De Francesco è stato uno dei migliori in campo, specialmente nel secondo tempo. Se va a vedere le palle recuperate da De Francesco, sono una decina, è quello che l'ha recuperate più di tutti. È quello che ha toccato più palloni, ha sbagliato anche meno degli altri, perché noi abbiamo lo score delle partite e ci basiamo anche su quello, perciò... Io il problema di Francesco non esiste, la posizione se la sceglie lui di volta in volta in base a quello che io gli chiedo. De Francesco per me è un giocatore molto importante e continuerà a esserlo. Lui ha solo bisogno di giocare, ha solo bisogno di ritrovare confidenza, perché l'anno scorso giocava poco e niente, a meno che non si conti le presenze di 2 minuti. Perciò bisogna che anche... Noi sappiamo aspettarlo, sappiamo aiutarlo e lo faremo sicuramente. Per me è un giocatore forte, perciò non lo vado certo a mettere in discussione. Per quanto riguarda la Juve Stabia sono d'accordo, è una squadra forte, ma nelle 7-8 che dico io ci sono anche loro. Sì, ho letto anch'io che vogliano venire a vincere qua. E che devono dire? Che vengano a perdere? Cioè, non penso, perché anche noi si vuole vincere. Poi sarà il campo che dirà chi vincerà o chi farà meglio. Sono tutte cavolate. Noi ci dobbiamo preparare bene, quello che ho chiesto ai ragazzi. Ho chiesto di tenere i piedini giù e di lavorare e di prepararsi bene, perché sicuramente questa è una squadra molto, ma molto fastidiosa, anche per certe caratteristiche che hanno loro. Ottimi giocatori. Sì, sì, ma i giocatori ottimi ce l'abbiamo anche noi. Perciò vediamo. Salve mister, buongiorno. A meno di sorprese, 4-3-1-2 loro con due doppio centravanti più o meno, due giocatori molto forti nel gioco aereo lì davanti. Noi dobbiamo aspettarci qualche sorpresa a livello tattico per conformarci più o meno, tra virgolette, a loro, oppure si va avanti con i moduli che abbiamo visto? Noi andiamo avanti per la nostra strada. Io non credo che sia giusto cambiare un assetto che è appena stato trovato, che ci ha portato equilibri, non ci penso nemmeno. È chiaro
che poi se loro giocano in una certa maniera noi ci disporremo in un'altra maniera, ma la base è quella, la base io non la tocco. Noi abbiamo preso una strada che dà solidità alla squadra, almeno in questo momento. Figurati se lo vado a cambiare adesso. Poi se le partite mi diranno, guarda, non c'è problemi. Qui non è che è un problema. Il problema, secondo me, non è l'assetto, è la mentalità. In queste categorie è la voglia che hai di fare, perché se manca un compagno ci deve andare un altro. Sono 3.000 cose in una partita. Io credo che noi ci dobbiamo preparare bene. Io ho fiducia nei ragazzi, perciò poi i conti si fanno sempre alla fine, è inutile parlare prima, ma non cambio certo assetto. Mister, buongiorno, salve. Ciao. Spesso nel calcio si parla di 22 titolari, ma la sensazione è che per questo Avellino non sia retorica. Dunque, tanti impegni ravvicinati, lei lo ha detto, tutti saranno importanti. Le chiedo allora come ragionerà nell'ottica di questi impegni ravvicinati, ad esempio per l'attacco, dove ha dimostrato anche un piglio deciso nel far partire dalla panchina Maniero, se può esserci una chance dal primo minuto per lui. E poi le volevo dire, questo inizio di Santo D'Angelo, se lo aspettava così decisivo, determinante. No, ma io, allora parliamoci chiaro, a me dei nomi me ne frega niente, e lo sanno pure i ragazzi. Maniero è un giocatore dell'Avellino, che non sta facendo male tra le altre cose, perché quando entra a Palermo ha fatto 40 minuti e più, ora non mi ricordo quanto ha giocato, ma ha fatto bene. Perciò il problema non esiste, sono 4 attaccanti. L'unico un po' diverso è Fella. Gli altri 3 se la giocano. Ci saranno dei momenti in cui sarà fuori anche Fella e giocheranno altri 2. Dobbiamo vedere partita per partita, settimana per settimana. È chiaro che avendo 4 attaccanti di un certo livello io non li penalizzo nessuno dei 4. Poi sarà a loro, quando giocano, dimostrare che vogliono stare dentro questa squadra. Perché è inutile abbattersi se sto fuori. Devono prendere esempio da uno come Maniero, che è venuto in panchina con il sorriso, che è entrato e ha lavorato per la squadra, perché ha rincorso la gente fin sotto metà campo. Se non fanno questo, è chiaro che poi dopo le valutazioni cambiano, ma finché fanno questo io li alterno, li faccio giocare tutti e 4. Adesso in questo momento sta giocando Fella, poi giocherà un altro, poi giocherà un altro. Il campionato è lungo, le partite sono ravvicinate, è chiaro che dove posso intervenire intervengo, anche per dimostrare che ho fiducia a loro. Non è che glielo dica a parole e poi non li faccio mai giocare. Perciò siamo orientati a far girare i giocatori su partite ravvicinate, su quelli che in questo momento stanno bene, perché chi è indietro non gioca, questo è chiaro. Tanto d'angelo, questo impatto molto positivo, oltre gol. Di Sonny, di D'Angelo. D'Angelo ha la testa giusta in questo momento per giocare a calcio. Vuole dimostrare, si vuole levare delle soddisfazioni. Sta facendo no bene, ma non solo per il gol, anche per le cose che fa. Fa le due fasi in una certa maniera. Io sono contento della squadra, è inutile fare nomi, è inutile dire quello è sottotono, quello deve arrivare, quell'altro. Io in generale della squadra sono molto contento e ci tengo a sottolinearlo, perché non vorrei che poi venisse fuori sempre qualche cavolata, no? Questo va male, quello va bene, quello. La squadra è l'Avellino, qui si parla dell'Avellino, non si parla di Braglia o di Somma, qui si parla dell'Avellino. I risultati lo sta facendo l'Avellino, non è che lo fa una persona, lo fanno tutti, correndo e dandosi una mano, e devono continuare a fare così. Prego. Parliamo dell'Avellino, ma dei giovani dell'Avellino. Nicolic, Rizzo, Bruzzo, a che punto è la loro crescita e il loro stato di forma? Ma Rizzo secondo me sta bene. Nicolic aspetto che capisca un po' di più l'italiano, anche se lo sta studiando, perché è un ragazzo umile. E Bruzzo è un pochino troppo timido ancora, deve crescere onestamente. La verità è questa, io non c'ho niente da... Sul loro impegno non posso dire niente, però c'è qualcheduno tipo Michele che è un pochino indietro. Nicolic invece secondo me è sveglio, è un buon ragazzo, un buon profilo. E Rizzo è un titolare, avrà il suo spazio anche lui, come tutti.
Mister, buongiorno. Buongiorno. Tre delle prossime quattro partite in casa, ha senso però parlare ancora di fattore campo, visto che comunque alla luce degli ultimi risultati o comunque da inizio campionato in casa si perde anche o si pareggia, insomma quando si va fuori casa non si va a giocare contro un pubblico magari anche importante come può essere quello di Avellino? Io ho una visione di queste partite un po' particolare. Sarà che io per una vita sono sempre stato abituato a giocare con il pubblico. E il pubblico, se ha carattere, è tanta roba, ti aiuta a fare la prestazione. Se non ce l'hai, fai una partita e poi non giochi più. Così molto probabilmente anche quelli che di solito non hanno un grande carattere spariscano e riescano a giocare. Perché non c'è grande tensione, non c'è, non lo so, sono partite che a me non piacciono, onestamente. Si sente solo la voce dei due allenatori, ma onestamente mi sembra molto riduttiva la cosa. Ci sono delle cose che non mi tornano, però è inutile parlarne sempre, perché poi uno diventa antipatico e non ne vale nemmeno la pena, perché tanto poi non risolvi niente. Però non è calcio. Non è calcio il fatto anche che io vedo dei programmi in televisione, c'è il pubblico, in 30 metri quadri. Qua mi sembra che i metri quadri sono molti di più e non li fanno entrare. Ma è tutta, sarebbe tutto da discutere, lasciamo perdere. Però il calcio deve essere della gente, è sempre stato della gente e deve tornare ad essere per la gente. Non è che possiamo continuare a stare tappati in casa. Non si può. Non si può. Almeno per me non si può. Perciò poi non sono io che governo, chiaramente. Però il calcio è sempre stato per i tifosi. Quello è poco, ma sicuro. Mascherati magari. Mascherati, distanziati, ma... come vogliono loro, ma devono farli tornare a questi stadi.